Perché libertà? Ma un po' perché ho scritto precedentemente a questo due altri libri, che uno si chiama Coraggio, l'altro si chiama Passione. Allora ho pensato ad una specie di formuletta che potesse unire queste tre parole, e mi è venuto in mente che coraggio più passione uguale a libertà. Questo forse lo penso io, non so quanti siamo d'accordo. Io ho l'impressione che ci sia una sorta di inatto, una sorta di baratto ad essere meno liberi in cambio di avere qualcosa di più nella nostra quotidianità. La libertà non è il quotidiano, la libertà è un progetto, la libertà è un sogno, la libertà è una chimera probabilmente anche. Però è quello che ci hanno insegnato i nostri padri, i nostri nonni, quando hanno liberato questo paese dagli eserciti nemici e dalle stragi e dai bombardamenti. Volevano per noi la libertà. Io ho iniziato questo libro con un vecchio ricordo di Gigi Proietti, con cui ne parlai un paio d'anni fa. Molti anni fa, lui era, ovviamente entrambi eravamo molto più giovani, lui fece un monologo, mi ricordo, a Sistina, in cui scritto da un signore che all'epoca era abbastanza noto nel campo teatrale, ed è una storia brevissima e straordinaria. Quest'uomo, trentenne più o meno, si sveglia in mezzo alla notte, inquieto, e comincia a percepire qualcosa, un'anima, un'ombra, forse anche una silhouette di una persona che non riconosce subito, perché non può riconoscerla, perché non l'ha mai visto. Ed è suo padre. Suo padre si avvicina e dice: lo so che non mi riconosci. Io sono morto partigiano, mi hanno fucilato e tu di me non sai nulla se non qualche fotografia che la mamma ha tenuto. Di me sapevi solo che giocavo nella Roma Primavera. Ero giovane, ero bello e mi hanno ucciso. Però io sono venuto qua stanotte a cercarti perché vorrei sapere che ne è stato del nostro sacrificio, che ci avete fatto delle nostre lotte, della nostra morte, del nostro eroismo. Voi adesso siete liberi, giusto? E il figlio comincia a balbettare la risposta, perché dice: sì, sì, certo, sì. Come, sì o no? Beh, insomma, liberi, sì, abbastanza, però forse non siamo riusciti a fare quello che voi volevate. Forse non ci siamo accomodati, forse non abbiamo avuto la forza che avete voi, la determinazione che avete voi. E quindi questo ragazzo, quando poi scompare questo fantasma, fa i conti con se stesso, dice: ma effettivamente chi sono io? Uno che ha tradito mio padre. Effettivamente la libertà, quella parola grande, magnifica, gonfia come una straordinaria vela, forse non ci è piaciuta più, forse ce l'hanno regalata e non ci è più piaciuta. E come dice Agnes Heller, quella straordinaria filosofa che è morta
quest'estate, poco prima, lei diceva, lei che è stata una che ha combattuto su tutti i fronti, no? Prima il nazismo, poi il comunismo, lei era ungherese di Budapest, no? E poi adesso di nuovo i populisti, li ha visti tutti. Lei diceva la libertà non è gratuita, la libertà non è mai per sempre. Bisogna saperla reinventare, bisogna saperla volere, bisogna innamorarsi della libertà. E per innamorarsi della libertà la devi svolgere come un gomitolo. Oggi ci sono molte libertà che io francamente non riesco molto bene a capire. Per esempio la libertà di odiare. Quando ci fu la strage del Bataclan e un uomo e la sua bambina persero la moglie e la mamma di quella bambina e lui la cercò in ogni dove per giorni e notti finché poi la trovò all'obitorio. Quell'uomo straordinariamente coraggioso scrisse una lettera, qualcuno di voi se la ricorderà, una lettera ai terroristi che avevano compiuto quella strage, compresa la morte di quella donna meravigliosa. E lui dice, voi vorreste che io vi odiassi, ma non vi farò mai questo regalo. Io voglio essere libero di non odiarvi. Trovai quella espressione così sublime, così superiore alla nostra mediocrità, che mi commosse enormemente. L'idea che un uomo davanti al cadavere della propria donna, giovane, bella, che aveva fatto solo l'errore di andare con degli amici a sentire della musica, è che il primo istinto non sia quello di vi odio, voi ammazzate la gente, noi ammazzeremo voi, che è la cosa più primitiva, più terrificante, no? Il dente per dente, occhio per occhio, che ha riprodotto solo all'infinito per millenni la nostra parte peggiore, che è la distruzione, l'odio, gli stupri di massa, i bombardamenti, tutte queste cose qua. Ecco, allora, se c'è un uomo che riesce a scrivere una cosa del genere, allora c'è speranza. E io credo che la speranza vi sia, assolutamente. Vi sia anche nella capacità di dire di no. Vi sia nella capacità di disubbedire di fronte a certe mode. Penso alla politica di oggi che è fatta di volta gabbana, di gente che oggi è qui, dopodomani è di là, venerdì sarà da un'altra parte ancora. Ricordo che un senatore della Repubblica di cui non nomino per pietà, disse, solo gli imbecilli non cambiano mai idea. Io gli dissi, solo chi non ha idee cambia costantemente idee. Se uno ha un'idea non la cambia, perché dovrebbe cambiarla? A che prezzo? Quello dell'opportunismo, quello del tanto è così che va il mondo, tanto non c'è niente da cambiare. Io appartengo ad una generazione che il cambiamento l'ha visto, l'ha sentito, l'ha amato. Penso agli anni 60, dove ad un certo punto spuntarono le minigonne di Mary Quant. Fantastica rivoluzione, non solo della moda, ma dei costumi, della sessualità. Finalmente le ragazze erano libere di essere a modo loro, di essere
leggiadre e simpatiche e non costrette da costumi medievali. Ecco, quello era un mondo favoloso, quel negozio di Mary Quant a King's Road. È passato un alito rivoluzionario, senza voler essere rivoluzionario. Passarono i Rolling Stones, i Beatles, passarono Michelangelo Antonioni con Blow Up. Pensate quante cose in poco tempo sono cambiate, ed erano tutte cifrate con la parola libertà. E forse lo facevano persone che avevano avuto davvero paura di perderla per sempre, la libertà. Però oggi è più difficile, molto più difficile, perché chi ha combattuto 70 anni fa aveva di fronte un nemico chiaro, evidente, fin dalla divisa, fin dai cappelli, dai vessilli. Era molto evidente chi era di qua e chi era di qua. Poi è successo qualche altra cosa che un po' ci ha fregato, secondo me. È arrivata una meravigliosa rivoluzione che all'inizio era veramente straordinaria. Sto parlando del digitale. Ricordo la prima grande battaglia pubblicitaria che ci fu tra il gigante e il bambino. Il gigante era l'IBM, il bambino si chiamava Apple. Da una parte c'era un signore molto importante, molto ricco già allora, che fece una campagna pubblicitaria molto coraggiosa, molto inusuale. Forse qualcuno se li ricorderà, dei cartelloni 6x3, dove c'era scritto Think, cioè tu puoi pensare, io ti do uno strumento totalmente innovativo, internet, le reti, la possibilità di cercare quello che vuoi, dove vuoi. E qualche mese dopo Steve Jobs rispose a quella campagna con un claim, con una cosa ancora più interessante. Due parole, non più una, due parole. Think different. Fantastico. Io mi ricordo quella sorpresa gioiosa. Naturalmente Think different era arricchito da una serie di personaggi che erano anche il mio Pantheon. C'era Picasso, c'era Maria Callas, c'era Martin Luther King, c'era il mondo che io ho amato. Come facevi a non essere da quella parte? Come potevi essere contro Picasso o contro Martin Luther King? Era evidente che eravamo tutti da quella parte lì, quindi Think Different è stata la nostra ambizione in qualche modo. Pensare, ma pensare con la nostra, precisamente con la nostra testa. Cercare di interpretare il mondo con i nostri occhi, non con gli occhi degli altri. Poi le cose cambiarono, piano piano, forse in maniera impercettibile. Oggi si è andati in Cina, ci sono milioni di telecamere che vi inquadrano, vi registrano e sanno tutto di voi, dove siete andati a cena, con chi avete parlato, se avete camminato con una donna o no, sanno tutto di voi. Non lo so se questa si chiami libertà, francamente non lo so. Certo, quella stessa tecnologia aiuta migliaia e migliaia di ragazzi oggi, finalmente, da qualche anno,
cominciarono all'Università di Barcellona con riconoscimento facciale perché si potesse realmente studiare a distanza. C'era un problema, ovviamente, sapere per certo che quel ragazzo o quella ragazza al momento dell'esame fosse effettivamente quel ragazzo o quella ragazza. Quindi per tanti anni le università a distanza non potevano permettere un diploma ufficiale. Poi finalmente si superò attraverso questa stessa identica tecnologia, che è stata libertà, e poi però forse qualche cosa d'altro. Forse non ce ne accorgiamo così tanto, forse sì. Provate a prenotare un albergo in una città e per molte settimane arriveranno delle pubblicità di quell'albergo. Da un po' di tempo mi arrivano delle strane pubblicità di poltrone che salgono le scale. Mi chiedo chi ha fatto la spia. Aspetto quella dei pannoloni, arriverà prima di Natale di sicuro. Questa francamente non la trovo una straordinaria declinazione della libertà. Certo, è più facile prenotare un albergo, più facile comprarsi un divano, più facile, che ne so, prendere un biglietto per un concerto, è tutto molto più facile, ma se poi questa cosa, questa facilitazione viene usata per limitare la tua libertà, beh, tutto questo cambia di tono. Molti pensano che la libertà sia arroccarsi. È una cosa abbastanza recente questo, negli ultimi anni è caduto. Vox populi, in qualche modo. Sono stato molto colpito da quella decisione, che poi credo sia andata a finire nel nulla, per fortuna, del governatore del Friuli Venezia Giulia, che voleva costruire un muro tra noi e la Slovenia. Ma come si fa? Quel muro c'è stato già per decenni e decenni ed è costata umiliazione, morti, è costata anche una sorta di miseria culturale, perché la cultura è una intersezione. La cultura non è ciò che fai tu nel tuo studio, la cultura è incontrare l'altro, e più è diverso da te, e più impari, e più cresci. Nulla accade da sola. Io mi ricordo un signore che frequentavo quando in Inghilterra mi diceva: "A lone man is nothing." Da solo l'uomo è nulla. Io penso che sia esattamente così. Nessun genio avrebbe fatto nulla di speciale da solo. Non esiste Archimede Pitagorico che nel suo garage inventa la lampadina. Questi sono i fumetti che ci hanno insegnato, però Archimede Pitagorico ha bisogno di andare in un'osteria, incontrare delle altre persone, confrontarsi, ridere, bestemmiare, pensare, sudare, e alla fine l'idea ti viene. Certo che l'idea ti viene, però allora non ci vogliono muri, ci vogliono ponti. Quando venne Isaac Rabin a Venezia, poco prima di essere ucciso, era, per chi non lo se lo ricorda, il presidente di Israele, uomo straordinario, venne a Venezia e di fronte a Rialto gli venne una sorta di metafora. Disse: questo ponte è stato costruito esattamente tra Occidente ed Oriente e ha permesso ai popoli di andare da Occidente ad Oriente, ovvero ad incontrare l'altro, l'altro da te. La metafora di Marco Polo e poi la grandezza della Serenissima, che, guarda caso, si era giovata di quell'altro da te, perché ha voluto dire tè, cannella, spezie,
sete, velluti e quant'altro, porcellane. Se noi non avessimo avuto quello, che cosa avremmo avuto? Caterina de' Medici, che era una donna molto intelligente, straordinaria, appena seppe, gli fu detto che c'era uno strano signore a Venezia che aveva portato dall'Oriente una cosa che si chiamava profumo. E nessuno sapeva cosa diavolo fosse questo profumo. Ma lei, che era intelligente e quindi inquieta, non so in che modo arrivò a Venezia e si fece consegnare questa boccettina. Rimase estasiata dalla possibilità di coprire anche qualche puzza, visto che non avevano la jacuzzi all'epoca. E poi quando andò a Parigi, sposando il re di Francia, portò questa bottiglietta. E adesso i francesi fanno finta di averlo inventato, il profumo. Chanel. Ma Caterina non fece solo quello. Guardò nella bottega di questo signore, che era uno che faceva commerci, era un armeno, che non solo aveva il profumo, è anche una strana cosa. Sapete cosa c'aveva? La forchetta. Nessuno aveva mai visto la forchetta. All'epoca si usava o il cucchiaio o il coltello. La forchetta non esisteva. Eppure a Caterina dovette sembrare molto elegante poter prendere qualcosa infilzandolo invece che usare le mani e ungersi, e magari sporcarsi il meraviglioso vestito di seta. E quindi prese il profumo e la forchetta. Vedete come evolve una civiltà? Da incontri casuali, dalla curiosità, dalla voglia di imparare, dalla voglia di pensare che l'altro non è un portatore di disgrazie, ma è semplicemente il tuo aiuto. Certo che viene da lontano, si capisce. Viene da molto lontano, perché quel profumo era stato fatto molte migliaia e migliaia di chilometri da Venezia. Però era resistito perché era una cosa intelligente, giusta. Poi naturalmente noi siamo stati anche capaci di migliorarlo quel profumo, farlo diventare un'essenza, farlo diventare una prelibatezza. Era la cosa che incantava Casanova quando diceva, diceva le donne, che cos'è l'erotismo secondo Casanova? Diceva è l'attesa, è il profumo gigante. No? Pensate adesso, basta Instagram. Perché l'attesa è carica di aspettative, di meraviglie. Pensate quell'uomo cacciato da 1000 eserciti che aveva un appuntamento galante con chissà quale contessina in quelle parti di Venezia, e lui andava lì anche magari rischiando la pelle, però c'aveva quest'idea, e poi l'idea era: ma mi riceverà? Ci sarà qualcuno che aprirà quel portone o mi cacceranno fuori anche a me? E se potessi passare attraverso quel portone, fare le scale, che cosa sentirò ad un certo punto? Un profumo? Questa è l'attesa. E poi si ricarica di fantasia, di creatività, di meraviglia. La libertà è molto meravigliante. No, libertà non arriva mai come la vuoi tu, è sempre qualche cosa che si modifica via via che cresci, che diventi persona, prima bambino, poi adulto. La libertà è una cosa che ti accompagna, è un fedele amico che però si trasforma e trasforma te. Questa è la cosa più bella. E allora mi fa un po' ridere questa cosa che adesso c'è questa mania dell'identità. L'identità. Non so che cosa voglia dire l'identità, pure dovrei saperlo, visto il mestiere che faccio.
Ma che vuol dire identità? Una volta sentii un signore che diceva: perché noi dobbiamo riscoprire l'italianità. Davvero? E cosa sarebbe l'italianità? Gli chiesi. Vi faccio un esempio. Lui mi disse spontaneamente, evidentemente era preparato, gli spaghetti al pomodoro. Io gli dissi, non poteva fare peggiore esempio. Il pomodoro l'ha portato Cristoforo Colombo dalle Indie. Gli spaghetti vengono dalla Mesopotamia, quindi in italiano c'è pochino, se non l'idea di metterli assieme, sì, questo è vero. Abbiamo messo insieme due cose diverse, che vengono da due mondi totalmente diversi, che se non ci fosse stato qualcuno di coraggioso, di appassionato, come Colombo, non avremmo avuto né quello né tante altre cose meravigliose, neanche l'oro, neanche tante altre cose che hanno fatto la nostra civiltà. La nostra civiltà è come una stallattite, cresce. Ma che male c'è a dirlo? Qual è? Perché dobbiamo andare dietro che cosa? L'italianità non lo so cosa voglia dire. Non lo so, cos'è? Un enclave? Dobbiamo oggi, nel 2019, tra un po' il 2020, essere soddisfatti di vivere tutti felici e contenti in un maso chiuso, dove finalmente mangerai delle ottime mele e finirai il tuo pasto con un ottimo strudel di mele. E domani mattina ti sveglierai con un buonissimo succo di mele. Tutto qui? Siamo sicuri? Non c'è la voglia di... Perché vedete, dentro l'uomo ad un certo punto scatta qualche cosa che non tutti se ne accorgono ovviamente, però io trovo che sia bellissimo, perché io credo che il settimo giorno Dio Onnipotente inventò la noia. Perché la noia è un salvacondotto straordinario. A un certo punto ti annoi di fare le stesse cose. Ti annoi di andare allo stesso bar, ti annoi di essere così ripetitivo, l'eco delle tue parole così già dette, grondanti di mediocrità. Ecco, allora cerchi qualche cosa, ed è lì che è un atto di dolore, ovviamente, perché cercare qualche cosa d'altro al di fuori di ciò che c'hai è una ricerca che è molto dolorosa. È quello che diceva Hillman, grande psicoterapeuta, psicanalista americano, diceva: quando ti entra un sassolino nella scarpa, tu dovresti ringraziare il sassolino, perché ti fa capire che hai un piede. Quella cosa, cioè quella cosa che sembra un corpo estraneo, in realtà ti aiuta. Ecco il confronto, che a volte è obbligato, a volte... Sì, certo, a volte è molto difficile cambiare, è vero, terribilmente difficile cambiare. Però noi siamo qui perché siamo anche persone che cambiano, che si giovano del cambiamento, che lo vogliono, che lo imprimono. Provate a chiedervi di cos'è che non si parla quasi mai: di futuro. Il futuro è diventato il nuovo modello della Apple che viene presentato tra un mese e due mesi, che, come saprete, è fondamentale, no? Voi sapete che il prossimo modello dell'iPhone avrà 1500, 10.000, non lo so, pixel in più. E voi lo sapete, perché alla mattina lo accendete e li contate, no? Dice: oh, accidenti, che rivoluzione. Li conto, sì, sono proprio 7525, che bellezza. E poi può darsi che sia anche un millimetro in meno di spessore, e forse 3 grammi di peso in meno. Tutto qui?
Che cos'è questo qui? È un meraviglioso servitore.